Questo fine settimana ospitiamo un mercatino francese, che è più di un mercatino perché è un modo per unire e per attrarre persone su un'esposizione di prodotti differenti. Insomma, ci sono tanti espositori che provengono dalla Francia per allietare, insomma, per godere di quest'ultimo weekend di agosto. Ed è a cui tra l'altro anche all'interno del consorzio hanno aderito in tanti proponendo prodotti francesi all'interno delle attività di Vasto Marina. Insomma, è un modo per unire i paesi e per vivere al meglio questo fine settimana, che siamo certi attrarrà tante persone felici di godere, insomma, di qualcosa di diverso nella nostra città. Volendo fare un bilancio di questa estate, quali aspetti ti sono piaciuti di più e quali invece migliorare in vista delle prossime stagioni? Un'estate sicuramente di alti e bassi, dove, insomma, c'è stato un forte impegno da parte sicuramente di tutti gli operatori per organizzare tante cose, un modo per anche per ridare alla città quello che la città dà. C'è tanto sicuramente da fare per migliorare, aspettiamo anche i dati che ci arriveranno dalla Regione Abruzzo per fare un bilancio e per metterci subito al lavoro, come è giusto che sia, per programmare anzitempo e non arrivare nella parte finale a dover programmare una stagione. Insomma. Abbiamo scelto l'idea del mercatino francese alla BIT durante la partecipazione nell'inverno scorso con il presidente del consorzio Vivere Vasto Marina. Siamo stati attratti da uno stand in cui c'erano diversi promotori commerciali che proponevano appunto la partecipazione nei comuni di espositori delle varie nazioni per proporre uno scambio culturale fra le città. E tra i tanti abbiamo scelto questo mercatino francese. Non siamo rimasti delusi dalle aspettative, perché gli operatori commerciali hanno portato in città degli stand che hanno suscitato e stanno suscitando in queste ore grande curiosità in città. Ci sono prodotti di tutti i tipi che ci portano alla scoperta della Provenza, della Borgogna e di tutto il territorio francese in generale.